prestazione sottotono, ma Catanzaro di un'altra dimensione. L'ex Vivarini si conferma bestia nera del Delfino. 4 vittorie e un pareggio, l'ennesima prova di forza della capolista. Il Pescara ha confermato di non essere nel suo periodo migliore. Subite 3 reti di testa, 2 da palla inattiva. Questa volta non ha convinto il piano partita. Sono mancati equilibrio e compattezza. Biancazzurri spesso lunghi e disordinati. Le pressioni non sono state fatte con i tempi giusti. Di conseguenza squadra aperta. Il Catanzaro è riuscito sempre a venire fuori dal primo pressing con grande qualità tecnica. Abbassare Jabua per portarlo all'uno contro uno con Van de Putte stringendo Cancellotti non si è rivelata una scelta felice. L'italo-ganese non ha la stessa frequenza di passo del belga, tra i migliori della sfida. Sul cross dell'esterno calabrese male Milani che guarda il pallone ma perde il riferimento, appunto Scitum che di testa sblocca il punteggio. Gli altri 2 gol da palla inattiva realizzati da Capitan Martinelli chiamano in causa difesa e portiere. Sullo 0-1 è vero, manca un rigore al Pescara. L'errore dell'arbitro Di Marco della sezione di Ciampino è piuttosto evidente. Sul colpo di tacco di Jabua, Scognamillo, già ammonito, colpisce il pallone con il braccio staccato dal corpo. Il giallo non è contemplato dal regolamento perché non si tratta di una conclusione ma di un passaggio. Rigore sì, netto, ammonizione no. Sicuramente un episodio che va sottolineato, ma senza esagerare. In qualche occasione, vedi il caso recente di Torre del Greco al Pescara, era andata bene. Meglio riflettere su ciò che deve essere corretto, sui difetti da limare, pur nella consapevolezza che il percorso del Delfino rimane esaltante. L'imperativo è resettare e ripartire. Mercoledì sarà di nuovo campionato, turno infrasettimanale, ore 21 sul campo della Virtus Francavilla, sconfitta nella finale a Monopoli. Per la squadra di Antonio Calabro, 16 punti di cui 14 conquistati davanti al pubblico amico. 4 vittorie, 2 pareggi e un KO in casa, 5 gol incassati di cui 3 in una sola gara con l'Avellino e 4 clean sheet. Rendimento inferiore alle attese, nelle ultime 9 gare un solo successo, 3 pareggi e ben 5 sconfitte, 2 agli ex. Il tecnico Alberto Colombo, subentrato a Trocini 2 anni fa nel finale di stagione, 7 punti in 6 gare, e il 24enne attaccante Andrea Cisco, appena 3 presenze in biancazzurro nei primi 6 mesi della stagione 2019-2020.